la nascita dei comuni nel basso Medioevo. Ricordiamoci che il lungo arco di tempo che va dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente nel 476 d.C. fino alla scoperta dell'America 1492 viene chiamato Medioevo, ovvero Età di Mezzo. Questo periodo comprende infatti i 10 secoli che si collocano in mezzo tra l'età antica e l'età moderna. Il Medioevo viene distinto in due fasi. La prima fase, chiamata Alto Medioevo, e finisce intorno all'anno 1000. Essa corrisponde a un periodo di difficoltà per gran parte dell'Europa. Le attività economiche si riducono e si ritorna a una civiltà prevalentemente agraria, cioè basata sul lavoro dei campi e sulla vita in campagna. La seconda fase, quella che stiamo studiando ora, è quella del Basso Medioevo, che dura dall'anno 1000 fino al 1492 ed è caratterizzata dalla ripresa economica e dalla rinascita della vita cittadina. La parola comune deriva dal latino communiones, che indica le prime associazioni di cittadini nate per chiedere ai signori feudali il diritto di difendere i propri commerci e le proprie attività. Quando nacquero i comuni? Nell'undicesimo secolo, quando Lucca, Pisa e Asti iniziarono ad adottare istituzioni comunali. In questi luoghi i rappresentanti dell'aristocrazia e della borghesia cominciarono ad assumere poteri normalmente riservati al sovrano e ai suoi vassalli, che non amministravano in modo efficiente le città sempre più popolose. Nei comuni cittadini si riunivano un'assemblea chiamata in modo diverso nelle varie regioni, arengo, concione, parlamento, consiglio. L'assemblea prendeva le decisioni più importanti e sceglieva i rappresentanti delle città attraverso elezioni alle quali potevano partecipare soltanto i cittadini più ricchi. Appositi documenti scritti regolavano il funzionamento di ogni comune. Tra questi più importanti erano gli statuti, che stabilivano anche i confini delle terre comunali, cioè appartenenti alla comunità. La nascita dei comuni fu accompagnata dalla formazione degli archivi comunali, uffici dove si redigevano e conservavano i documenti relativi alle proprietà dei cittadini e alle loro attività. I comuni sono un'oligarchia, cioè costituita da un governo di pochi che guidava la città. L'oligarchia comunale fu un fenomeno tipicamente italiano, in particolar modo dell'Italia centro-settentrionale. Perché? In primo luogo perché nell'Italia settentrionale centrale erano i nobili che possedevano armi e soldati a difendere con le armi il comune in caso di necessità. Al contrario, le città del meridione e del resto di Europa per la difesa dovevano contare sui soldati dell'imperatore o su quello dei vassalli. Altro motivo, nelle città italiane esisteva da tempo un potere che, a differenza di quello feudale, non era ereditario, era il potere dei vescovi, che in molti casi amministravano la città dove avevano la loro sede. Mentre nel resto d'Europa il vescovo era spesso imposto dall'imperatore, nelle città italiane veniva scelto dai capi delle famiglie più in vista. I comuni si svilupparono in tre fasi. Fase consolare fu la più antica, quando i consoli che governavano erano magnati. La fase podestarile, quando le assemblee cittadine decisero di chiamare a governare i signori venuti da altre città, chiamati podestà. La fase popolare, in cui prevalsero gli esponenti della borghesia, cioè mercanti, artigiani, delle corporazioni più influenti, giudici, notai, esperti di diritto e banchieri, guidati dai capitani del popolo. Furono queste classi sociali a dominare la vita delle città italiane durante l'età comunale. I contadini, i servi e le donne rimasero esclusi dalla vita politica. Il palazzo pubblico era il cuore del potere comunale e nelle diverse regioni d'Italia esso prese nomi diversi, tra i quali Broletto, soprattutto in Lombardia e Piemonte, chiamato così dalla parola brolo, che indicava un prato alberato circondato da un muro, dove si tenevano le assemblee. Palazzo della Ragione, diffuso soprattutto in Veneto, è chiamato così perché lì si risolvevano le dispute tra cittadini e avvenivano i processi.
Bargello, tipico della Toscana, dal nome della carica del Bargello, con il quale si indicava Firenze, il capitano del popolo che amministrava la giustizia. Il Bargello a Firenze diventò un tribunale quando la sede del governo si spostò nel Palazzo dei Priori, più tardi chiamato Palazzo Vecchio, palazzo del capitano del popolo nel periodo in cui si affermarono i comuni popolari. Nel Palazzo Pubblico si riunivano le assemblee, si amministrava la giustizia. Il palazzo si affacciava sulla piazza principale della città. La sua forma, a seconda delle diverse regioni, seguiva alcuni modelli fissi. La società nell'Europa, nella età comunale, era suddivisa in magnati, ossia i più ricchi e potenti, che erano i nobili e i grandi mercanti, il popolo grasso, a cui appartenevano giudici e notai mercanti, ma anche gli artigiani più importanti, come i lanaioli e i setaioli e gli speziali, il popolo minuto, a cui appartenevano gli artigiani, come macellai, calzolai, falegnami, i soldati, che dovevano mantenere l'ordine pubblico e difendere la città. Poi in questi luoghi vivevano anche religiosi che rispondevano all'autorità del vescovo oppure direttamente al papa. Infine vi era la plebe, che era numerosa e comprendeva i lavoratori più umili, i servi, i mendicanti e i vagabondi, ma anche gli artisti girovaghi.